La mano del visitatore si accosta ad una delle figure che dal buio avanza per rievocare uno dei misteri della creazione. Basta un semplice gesto per rendere viva la pietra di cui sono fatti i pannelli della videoinstallazione intitolata In principio e poi del collettivo milanese Studio Azzurro, entrata recentemente a far parte della collezione permanente d'arte contemporanea dei Musei Vaticani. Realizzata nel 2013 in occasione della prima partecipazione della Santa Sede alla Biennale di Venezia, l'opera, ispirata alle prime pagine della Genesi, circonda il pubblico con le sue quattro lastre interattive. Sulle pareti laterali il racconto della creazione del mondo animale e vegetale è affidato al linguaggio dei segni, a persone non udenti. Su quella centrale sfilano alcuni detenuti del carcere di Bollate che al tocco del visitatore raccontano le rispettive genealogie familiari, simbolo di un ricongiungimento al mito delle origini dell'uomo. Il suono delle parole e il movimento dei gesti si raccolgono nel pannello posto sul pavimento, trasformandosi in forme luminose che squarciano il buio iniziale. Con noi Nicole Forti, direttore della collezione d'arte contemporanea dei Musei Vaticani. Quest'opera mette in evidenza la fragilità del nostro linguaggio, del linguaggio parlato a cui noi diamo un peso enorme nella fiducia della comunicazione. Dimostra quanto per capirsi, per entrare in contatto con l'altro, sia necessaria una sensibilità, una capacità di immaginazione e una possibilità anche spirituale, una disponibilità ad aprirsi all'altro. Ed è attraverso questa relazione, oltre le barriere del tempo e dello spazio, che il racconto della Genesi contenuto nell'Antico Testamento si riflette nel verbo creatore del Vangelo di Giovanni. Un inizio vuol dire una visione di qualcosa che sarà e che potrà essere. Dunque la parola, il logos che crea l'incipit nel Vangelo di Giovanni è un concetto che prevede una costruzione, dove quindi non si parla di logos in termini soltanto verbali, ma in termini di comunicazione più ampia e di condivisione, cioè di interrelazione. La Sala Studio Azzurro segna l'ingresso della videoarte ai Musei Vaticani e per la prima volta i visitatori non possono evitare di toccare con mano l'opera esposta. Dovranno stabilire un contatto con loro, sarà un contatto di fiducia perché dovrà durare qualche secondo per consentire ad ognuno dei personaggi che voi vedete adesso alle mie spalle di iniziare il loro racconto e dunque di stabilire un contatto e una comunicazione.